Doc, io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con la macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare nell'anno 1985. Più vicino. Sai cosa significa questo? Significa che questo dammataggeggio non funziona! Sempre si ti lavora per niente! Doc, tu mi devi aiutare, sei solo che sa come funziona questa macchina del tempo! Macchina del tempo? Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina okay. del tempo! Va bene, adesso te lo provo. Questa è la mia patente, scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda, io non sono ancora nato e... Guarda questa fotografia, mio fratello, io e mia sorella. Guarda bene la sua maglietta, classe 1984. Fotomontaggio è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello. Doc, dico la verità, mi devi credere. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'attore! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis! Suppongo che Mary Monroe sia la First Lady! No, Doc! Aspetta! È il ministro della guerra! Doc, ti prego, devi ascoltarmi! Abbiamo avuto abbastanza di scherzi per stasera! Buonanotte, ragazzo! No, aspetta! Doc! Quella ferita che hai in testa, so com'è successo! Mi hai raccontato tutta la storia! Stavi in piedi sul vatel attaccando un orologio, sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore che rende possibile il viaggio a Lettera Comics.